Grazie a tutti. Oggi siamo una versione diciamo più ridotta della redazione di Transform. Siamo qui per un po' ragionare, un po' discutere tra di noi su questo appello che Rifondazione Comunista ha fatto nei giorni scorsi, pubblicato anche dal Manifesto, sulla messa in campo di un'opposizione al governo e la ricostruzione attraverso questo percorso di opposizione di una sinistra politica sociale nel nostro paese. Il tema è evidentemente un tema ricorrente per la sinistra, sempre e comunque frammentata e divisa sia a livello di movimenti che vivono, diciamo, nella singolarità delle loro battaglie, sia a livello politico. Il quadro politico lo conoscete tutti, e quindi sembrerebbe più che mai necessario questo richiamo, diciamo, alla capacità di mettere insieme le differenze e poterle mettere a valore. È una cosa che è riuscita poche volte, diciamo, nel recente passato. Ricordo l'esperienza dell'altra Europa con Tsipras e poche altre che hanno come dire, fatto intravedere, diciamo, questa possibilità. E con noi, appunto, oggi siamo qui in quattro della redazione di Transform Italia. Noi, come Transform Italia, abbiamo subito accolto con favore questo appello, perché è uno dei nostri, diciamo, must, uno dei nostri motivi per cui siamo nati, ma anche e soprattutto perché pensiamo che la dimensione europea sia la dimensione su cui definire questo terreno della politica e dello scontro. Però non voglio parlare solo io e do subito la parola a Roberto Mosacchio per il suo punto di vista su questa vicenda. Sì, io penso che noi abbiamo fatto bene a raccogliere l'invito. Naturalmente ci andiamo come una redazione, come un'associazione che lavora sui temi europei, quindi con i nostri punti di vista. Io penso siano utili questi punti di vista a stare proprio nello spirito di quella che è la proposta che viene avanzata. Noi siamo in una situazione che chiude un lungo ciclo della vicenda dell'Unione Europea, e l'altro giorno, ne abbiamo discusso anche prima, ho letto uno strano articolo di Romano Prodi che ci spiega che in tutto il mondo le grandi potenze hanno ripreso in mano il controllo della catena del valore attraverso l'intervento pubblico e il ruolo statuale, e che invece l'Unione Europea non ci riesce perché sostanzialmente, uso le mie parole, è una piattaforma di libero mercato. Io penso che questo, che è una riflessione che spero autocritica da parte di Romano Prodi, corrisponde a una situazione drammatica che noi viviamo. Ecco, io penso che qualsiasi proposta politica debba essere collocata dentro ciò che stiamo vivendo, e cioè un impatto particolarmente forte della pandemia. E se pensiamo a una delle discussioni che ha attraversato la nostra vita di questi anni, quella della Brexit, ed essendo io uno che ha militato contro la Brexit, ma che ha visto nelle politiche liberiste dell'Unione Europea una ragione di questa Brexit, il fatto che ieri in Gran Bretagna si siano fatti 985.000 vaccinati e in Italia 120.000, dice che siamo dentro una situazione francamente incredibile. Cioè c'è un debacle sul tema della sanità pubblica in Europa, ma della produzione dei vaccini, della somministrazione di vaccini che possano essere a disposizione e possono essere prodotti. Qui c'è un doppio problema: il brevetto su cui siamo impegnati, ma c'è poi il problema anche della produzione. E dunque, che si fa di fronte a questo fallimento dell'Europa reale, mantenendo invece una prospettiva di Europa alternativa? Questo credo che è il contributo che noi possiamo dare, anche in termini di proposta concreta. Non ci sono oggi i compagni nostri che sono impegnati in particolare nella costruzione di questa esperienza degli iscritti individuali al Partito della Sinistra Europea, che ci sembra una strada feconda per far sì che in Italia si possano diffondere, ma essere anche il nucleo
di un vero soggetto politico europeo. Il Partito della Sinistra Europea è un nostro punto di riferimento, così come il GUE, più diventano soggetti che vivono in quanto tali e non come confederazione di altri soggetti, e più questa cosa è importante. Io penso che sia molto importante il riferimento all'opposizione. Qui siamo in una situazione strana. Questo paese, abbiamo già visto, le istituzioni sono state tagliate nella loro rappresentatività. Non si vota più. Non è che io voglio votare senza sicurezza, ma in tutti i paesi si è votato con il voto per posta a distanza dagli Stati Uniti e l'altro giorno in Olanda. Qui non si vota, nel frattempo c'è un governo di tutti in cui anche quelli che non lo votano poi francamente non fanno fatica a dire che sono di opposizione perché sono amici di quelli che stanno dentro. E dunque c'è un problema di democrazia molto serio. E questa democrazia, come sempre, parte dall'opposizione. C'è democrazia laddove l'opposizione si possa. Non sento più. C'è un'interruzione. Una telefonata che abbiamo. Sì, ho sostanzialmente finito. Il tema dell'opposizione è fondativo di una nuova fase politica. Grazie Roberto, abbastanza chiaro. Do la parola subito a Franco Ferrari, redazione. Sì, grazie, buona giornata a tutti. Sì, anch'io credo che sia utile in un qualche modo anche atteso, nel senso che questo invito a ragionare in modo collettivo, ampio, sulla prospettiva, insomma, credo che risponda anche a un po' un sentimento diffuso in una fase politicamente di evoluzione che non è statica, perché il governo Draghi ha determinato molte dinamiche, abbiamo visto nel campo di centro-sinistra, e quindi sia un appello giusto che abbiamo fatto bene ad accogliere. Credo però, dico anche quelli che possono essere un po' i pericoli e le esigenze che io vedo per come sviluppare questa discussione. Innanzitutto io credo che vada capito e chiarito e ragionato insieme se noi riteniamo che come dire, la dimensione elettorale istituzionale nel nostro paese sull'assenza di una forza politica significativa di sinistra radicale nel nostro paese sia un problema prioritario oppure no. Personalmente penso di sì, ma capisco anche chi ritiene che, come dire, la dimensione del conflitto sociale, dell'azione, della partecipazione ai movimenti collettivi possa essere invece oggi quella prioritaria. Però questo è un punto che va, secondo me, chiarito, anche per evitare una discussione che poi alla fine arriviamo al momento in cui, come è capitato in altre occasioni, si scopre che in realtà avevamo in mente cose diverse e ognuno torna per la sua strada. Questo è il primo punto, capire se noi vogliamo lavorare, cominciare a lavorare oggi alla costruzione di una proposta elettorale significativa per le prossime elezioni politiche. Legato a questo c'è secondo me un problema di riflessione anche autocritica delle forze di sinistra radicale, in cui, uso i termini della politologia, c'è molta offerta politica ma c'è poca domanda politica, cioè molti soggetti che fanno proposte ad un'area di cittadini, di militanti, che è in realtà sempre più ristretta. Forse bisognerebbe, come dire, cambiare il punto d'osservazione e andare a capire qual è la domanda politica, cioè quali sono quei settori sociali che hanno bisogno di un'altra forza politica perché quelle attuali non corrispondono ai loro interessi, alla loro visione, eccetera. L'ultima cosa che dico è, chiamo Paolo Mieli, che è un po' il grande consigliere dell'establishment, suggeriva al Partito Democratico, nell'editoriale del Corriere della Sera lunedì, di concentrarsi su due o tre temi e portarli fino in fondo. Allora, io credo che questo consiglio rivolto al Partito Democratico è un consiglio che potrebbe valere anche per noi. Naturalmente immagino che i temi che sceglieremmo noi non sono quelli che ha in mente Paolo Mieli, però credo che sia quello, cioè riuscire da una visione complessiva a enucleare delle questioni rilevanti per cui la gente possa identificare questa proposta politica attorno a questioni che toccano anche la loro vita quotidiana. Ecco, io questo è un po', diciamo, le questioni che cercherei di sciogliere nell'aprire questo percorso, che spero abbia esiti positivi. Fine. Grazie Franco. L'ultimo è Alessandro Scasellati.
Sì, grazie. Ma io volevo fare una riflessione un po' partendo da quella che è il nostro compito, diciamo, come Transform Italia, secondo me, rispetto a questo ragionamento della ricostruzione, diciamo, di una forza di sinistra radicale di cui si sente effettivamente la necessità. Ecco, insomma, quindi tutti i discorsi fatti, ci sono tanti movimenti, ci sono tante situazioni, associazioni, ci sono tante organizzazioni che lavorano sui territori e poi non c'è una rappresentanza politica, no, a livello nazionale, a livello europeo, non siamo in grado di esprimerla. Ma noi come Transform Italia siamo, diciamo, un gruppo di attivisti intellettuali un po' strani, un po' particolari, diciamo, con dei comunisti anarchici, secondo me, almeno io osservando questa, che è un po' un paradosso, mi rendo conto. E portiamo, secondo me, un grosso contributo, considerando che abbiamo delle forze molto limitate, però il nostro compito, diciamo, di tenere aperto lo sguardo sull'Europa da una parte, ma anche sul mondo, partendo ovviamente dall'Italia, dalla situazione italiana, e cercando di, come dire, di riprendere alcune categorie anche analitiche, secondo me importanti, come sono per esempio l'economia politica, insomma, ecco, che poi è la base, diciamo, delle scienze sociali, per intenderci, e quindi e cercare di, appunto, di, in questo paese che è molto provinciale, dove rispetto a quello che succede nel mondo è anche molto controllato nel flusso dell'informazione, no? Ci sono, sappiamo, le concentrazioni editoriali, prima si parlava di Paolo Mieli, no? Noi siamo in effetti una finestra di sinistra che guarda il mondo, che guarda l'Europa e che lavora facendo attività, credo, insomma, di ricerca anche, no? Di ricerca di frontiera rispetto a vari temi, e in questo senso ci sentiamo parte di questo movimento che vuole costruire una sinistra radicale, portando questo contributo di analisi, di attenzione, di ascolto, di sguardo, e credo che, ecco, sia importante che, appunto, per costruire, diciamo, questa forza ci siano forze come la nostra, ma ovviamente anche altri, no? Che però mantengono questa apertura culturale, intellettuale, no? Questo gusto anche di andare a vedere cosa succede, appunto, nel resto d'Europa, cosa succede nel resto del mondo. E quindi, diciamo, ecco, noi ci sentiamo parte, ecco, di questo ragionamento, e vogliamo anzi essere protagonisti, ecco, sperando di, nel tempo, magari di avere anche un po' più di forza, ecco, e questo dipende anche molto dalla capacità delle forze politiche, diciamo, di aiutarci ad averla questa forza, insomma. Grazie. Grazie, grazie a te e grazie a chi ci sta ascoltando. Penso che questo percorso che inizia vedrà, appunto, delle tappe, avrà bisogno di crescere, e noi, appunto, come Transform ci mettiamo anche a disposizione, anche suggerendo a chi ci sta ascoltando di inviarci il loro pensiero, il loro contributo per far diventare questo percorso più largo e più visionario possibile. Grazie ancora a tutte e a tutti. Ciao.